Uno dei termini coniati per descrivere Nintendo e i suoi giochi è quello di Nintendo Difference. Il termine vuole sottolineare come i giochi creati dalla compagnia di Kyoto siano stati nel tempo qualcosa di completamente differente da ciò che sul mercato si vedeva. Un esempio di Nintendo Difference è stata la Wii, una console differente da ciò che le altre compagnie avevano messo sul banco. Una differenza che portò Nintendo fuori dai radar degli imprenditori, che avevano scommesso sul fallimento della compagnia nell'ormai lontano 2006. Nintendo è differente nel suo lavoro, nella sua fantasia e nei suoi giochi, e uno dei principali soggetti di questa difference è proprio Animal Crossing. Buon salve a tutti, io sono Ami, il vostro villain From Video Games, e benvenuti in un video che parla di Animal Crossing. Abbiamo l'uscita di New Horizons tra poco, quindi mi sentivo in vena di voler spiegare che cos'è questo franchise, perché la gente piace Animal Crossing, ma ve lo spiego da persona esterna, da non fan di Animal Crossing, perché sì, mi piace Nintendo, ma non mi piacciono appunto tutti i brand che Nintendo presenta, ma perché semplicemente alcuni possono non fare per me. Eppure capisco la motivazione per cui un gioco come Animal Crossing può piacere. Detto questo, vi ricordo di lasciare like per supportare il video, ma soprattutto di iscrivervi se siete interessati a Nintendo e Nintendo Switch. Iniziamo a parlare di Animal Crossing. Il modo migliore per iniziare a descrivere Animal Crossing è prendendo in considerazione la recente pubblicità sul nuovo titolo della serie, Animal Crossing New Horizons. La pubblicità in realtà di Animal Crossing New Horizons è molto semplice. Mostra un ragazzino annoiato da il ritorno a scuola che si perde attraverso la sua Nintendo Switch nel mondo di Animal Crossing, con una voce narrante che dice: e se esistesse un luogo dove puoi fare quello che ti piace? È una pubblicità chiara, semplice, che vuole addire ai giocatori un'unica cosa. Volete un mondo in cui perdervi? Volete un mondo in cui esplorare? Volete un mondo in cui divertirvi? Allora Animal Crossing è il mondo che fa per te. Perché Animal Crossing è quello che si può semplicemente definire un life simulator. I giochi simulativi oramai nel 2020 sono una caterva. The Sims è ad esempio un capostipite delle simulazioni di vita. Tu crei il tuo Sims e devi gestire un alter ego che può avere una vita amorosa e lavorativa, sicuramente migliore della tua. Ma ci sono anche giochi come Stardew Valley o anche Spore, che cercano di portarti in una vita alternativa, con i suoi problemi e i suoi pregi. Prendendo l'esempio di The Sims, tu hai il tuo alter ego digitale, ma è un alter ego che devi far crescere, mangiare, far guadagnare soldi. Quindi The Sims ti chiede di vivere una seconda vita, in realtà molto simile alla tua ipotetica vita, con i pro e i contro di vivere in un mondo esattamente uguale al tuo, ma con qualche parola alla The Sims. Oh, hey, you must be the neighbors. Ma Animal Crossing è comunque diverso. Credo che il miglior modo per descrivere le emozioni che può darti un titolo come Animal Crossing è facendovi ricordare le emozioni che provavate da bambino quando costruivate un fortino, sfruttando i vostri cuscini e le vostre coperte, o quando in spiaggia prendevate paletta e secchiello per costruire un castello di sabbia insieme a vostra madre o vostro padre o ai vostri amici. Un piccolo momento di gioia in cui tutto quello che avevi intorno spariva e l'unica cosa a cui pensavate era: come faccio a rendere questo fortino o questo castello solido? Animal Crossing è un castello di sabbia che ti dà i problemi di un castello di sabbia. Non ci sono problemi giganti, non ci sono cose così tanto negative da farti sentire un passo indietro anche in questa tua vita secondaria. E per questo consiglio Animal Crossing a chi vuole quelle due ore di vita semplici, con attività che vanno dalla pesca, raccogliere frutta, parlare e capire che cosa vogliono i nostri vicini di casa, a scoprire nuove isole, cose semplici, casual, ma che possono distrarti da ciò che è la vita fuori da quel piccolo mondo e farti costruire il tuo fortino digitale. Animal Crossing come franchise è molto casual, è adatto veramente a qualsiasi età. Eppure la sua vena casual non è stata una scusa per creare un sistema di gioco poco profondo o non interessante. Un gameplay che si arricchirà con questo New Horizons. Si parte dal semplice crafting, che rendono così le risorse della tua isola veramente importanti
nella tua avventura, arrivando alla fine alla possibilità di modificare il terreno a tuo piacimento, creando un'isola e una città interamente soggetta alla tua volontà. Da prendere in considerazione è anche la parte cooperativa, non qualcosa di fondamentale in Animal Crossing, ma perfetta se volete condividere la vostra isola con qualcuno di più piccolo e che per la prima volta si approccia ad un videogioco, anche perché non ci sarà modo di avere ognuno la propria isola. Questa me la sono legata al dito, Nintendo. E quindi per rispondere alle vostre domande, perché tutti hanno hype per Animal Crossing? Perché semplicemente con questo gioco le persone hanno passato dei bei momenti, portando una delle emozioni più sincere presenti nel mondo, la felicità. Su internet esistono inoltre una caterva di persone che hanno ritrovato in Animal Crossing una via per passare un bruttissimo periodo, semplicemente permettendogli di interagire e socializzare con un mondo tranquillo e senza negatività. Vi lascio nei commenti un thread di Twitter di Nintendo UK che ha chiesto ai suoi followers qual è il ricordo più importante che hanno legato ad Animal Crossing. Datene un'occhiata perché ci sono commenti davvero davvero belli. Vi consiglio quindi di provare Animal Crossing? Sì, tentare, provare, valutare se potrebbe essere un titolo adatto a voi, se potreste avere il tempo da dedicare ad Animal Crossing. Se siete un giocatore a cui piace variare, a cui piace giocare tante cose, a cui non piace focalizzarsi su un'unica, allora sicuramente non troverete il tempo per giocare ad Animal Crossing così ampiamente. Ma magari potreste semplicemente arrivare ad un determinato punto in cui semplicemente avete ripagato Tom Nook e la vostra isola vi piace. E sicuramente potrebbe essere un buon modo per, appunto, concludere Animal Crossing e passare ad altro. Vi consiglio comunque di provare New Horizons per vedere se semplicemente Animal Crossing può essere un titolo adatto a voi, perché tentare non nuoce. Nel caso, vi consiglio sempre di sfruttare ciò che internet vi dà, quindi le recensioni, i gameplay, le interviste in più agli sviluppatori per capire che novità ci sono dietro ad Animal Crossing. Insomma, internet è pieno di modi per informarsi e capire se il gioco è adatto a voi. Quindi vi consiglio di sfruttarli. Vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo che sotto in descrizione ci sono tutti i miei social, Twitch in cui vado live 3 volte alla settimana e ovviamente anche Instagram, Facebook che utilizzo per aggiornarvi su che cosa semplicemente esce sul canale e sui programmi futuri. Io vi ringrazio e ci vediamo ad un prossimo video.